15 cose da sapere quando hai a che fare con la polizia. Ad un certo punto nella vita dovrai avere a che fare con le forze dell'ordine, anche se non hai infranto la legge. Ecco le risposte alle domande più comuni riguardo i poliziotti. E se... ma possono? Intanto hai il diritto di cliccare sul tasto Mi piace. Cominciamo! Cosa fare se un agente di polizia mi ferma per strada? Devi rispondere a ogni domanda su come ti chiami e dove abiti. Appena hai dato queste informazioni, chiedi «Posso andare ora?». Se l'agente risponde sì, allora puoi andare. Se stai visitando un altro paese, porta sempre con te il tuo passaporto o altro documento di identità, il visto o altro documento turistico e magari il biglietto da visita del tuo hotel. Resta sempre rispettoso e ricorda che mettere le mani addosso a un agente di polizia è sempre una cattiva idea, anche quando è solo un tocco amichevole. Se la polizia viene da te a farti domande, non significa che sospettino di te. Ma se non ti lasciano andare quando lo chiedi, o se ti vengono letti i tuoi diritti, allora sei sospettato di aver infranto la legge. Devo rispondere alle loro domande? No, hai il diritto di restare in silenzio. Non puoi essere punito per non rispondere a una domanda. In ogni caso, consulta prima il tuo legale. Ricorda, solo un giudice può forzarti a rispondere a delle domande in tribunale. Cosa fare se mi viene richiesto di andarmene da un luogo pubblico? Se la polizia ti sta chiedendo di lasciare un luogo pubblico, significa che ti sospettano di stare causando un conflitto che sta disturbando la quiete pubblica, essere ubriaco o intossicato e rappresentare un pericolo per le persone attorno a te o le loro proprietà, essere senza casa o mentalmente instabile. In questo caso, i poliziotti non hanno bisogno di alcun permesso scritto per forzarti a lasciare il luogo, ma esistono delle eccezioni alla regola. La polizia non può ordinarti di andartene se stai manifestando su questioni politiche o prendendo parte a uno sciopero. Cosa fare se gli agenti di polizia mi ordinano di accostare? Resta dentro la macchina, rimani calmo e sii educato. Tieni le mani sul volante così che la gente possa sempre vederle. Se la gente richiede di vedere i tuoi documenti, quali la tua patente di guida, il libretto di circolazione e assicurazione, mostraglieli subito, ma non aprire completamente il finestrino. Esci dall'auto se il poliziotto ti chiede di farlo. Rispondi solo a domande correlate al motivo per cui ti è stato ordinato di accostare. Se la gente ti fa domande che non c'entrano con il motivo per cui ti ha fermato, informalo che ti rifiuti di rispondere. Perché gli agenti di polizia poggiano la mano sulla mia macchina quando mi ordinano di fermarmi? I poliziotti lo fanno per lasciare le loro impronte digitali sulla tua auto. Così facendo, possono provare di aver fermato un certo automobilista. In caso di emergenza, saranno in grado di identificare l'automobilista grazie alle impronte lasciate sulla sua auto. Al giorno d'oggi, molte pattuglie hanno videocamere, così agli agenti non è più richiesto di lasciare le loro impronte. Ma alcuni potrebbero ancora farlo, semplicemente per abitudine. Cosa fare se vengo maltrattato dalla polizia? Segnati il numero di matricola dell'agente, il suo nome o altro identificativo che puoi notare. Sono obbligati a fornirli. Cerca di avere testimoni e segnati i loro nomi e i numeri di telefono. Se vieni ferito, chiama aiuto medico. Fai foto delle tue lesioni e fai copie di tutti i documenti che ti vengono rilasciati dal medico. Rivolgiti a un legale e fai una denuncia contro l'agente di polizia responsabile per il tuo maltrattamento. Cosa fare se un poliziotto mi domanda di dargli dei soldi? Un poliziotto non può mai, in nessun caso, chiederti dei soldi. Se vieni fermato, ti verrà consegnata una multa. Le multe vanno pagate esclusivamente in luoghi deputati, come motorizzazione, uffici comunali o aule giudiziarie, oppure online. Se ti opponi ad un verbale che ti è stato consegnato, puoi contestarlo in tribunale. Se un agente di polizia ti domanda soldi sul posto, rifiutati di farlo. Agenti di polizia che cercano di estorcere soldi cercheranno di nascondere il loro numero di matricola.
Se riesci a vederlo comunque, segnatelo subito. Fai attenzione a targhe o altri identificativi. Queste informazioni aiuteranno a identificare in seguito l'agente disonesto. Resta sempre educato e rispettoso. Allontanati e denuncia l'incidente solo in seguito. Cosa fare se gli agenti di polizia entrano in casa mia? Ancora sulla porta, domanda se hanno un mandato. Se la risposta è no, non lasciarli entrare e non rispondere ad alcuna domanda. Puoi dire «non devo parlare con voi». Se gli agenti confermano di avere un mandato, assicurati di vederlo con i tuoi occhi prima di aprire la porta. Se sei uscito, chiudi la porta dietro di te e chiedi di vedere il mandato. Assicurati che il mandato di perquisizione contenga le seguenti informazioni: il tuo nome e indirizzo, la data di emissione, il nome del giudice, una descrizione degli oggetti che verranno cercati e quale commissariato sta conducendo la ricerca. Verifica se ci sono errori sul mandato e falli notare agli agenti. Se ci sono errori, non acconsentire alla perquisizione. Ma non discutere o metterti in mezzo se gli agenti decidono comunque di condurre la perquisizione. Chiama il tuo legale il prima possibile. Domanda di assistere alla perquisizione. Se ti è consentito, stai attento. Segnati ogni informazione identificativa possibile. Nomi, matricole, targhe, nome dell'agenzia. Inoltre, verifica che tutti gli agenti siano dello stesso commissariato e prendi nota di qualsiasi cosa ti venga confiscata. Trova qualcuno che ti sia da testimone nell'assistere alla perquisizione. Gli agenti possono perquisire me, la mia casa, la mia auto o la mia borsa? No, a meno che tu dia il tuo permesso. Se non vuoi che ti vengano perquisiti i tuoi effetti personali, di ad alta voce «non acconsento». Sì, se hanno un mandato o una prova per ritenere che sei stato coinvolto in un crimine o che nella tua borsa, auto o altri effetti personali siano presenti le prove di un crimine. Devo mostrare agli agenti i miei documenti di immigrazione? Porta sempre con te i tuoi documenti di immigrazione. Quali documenti ti servono dipende dal tuo status di immigrato. Se non hai con te documenti di immigrazione validi, puoi essere arrestato. Tieni una copia dei tuoi documenti in un posto sicuro e fai domanda per un rinnovo immediato se li smarrisci o se stanno per scadere. Se entro in un paese con documenti di viaggio validi, gli agenti di polizia possono fermarmi e perquisirmi? Gli agenti doganali hanno la facoltà di fermare, detenere e perquisire ogni persona o oggetto in ingresso. Gli agenti di sicurezza hanno l'autorità di fermare o perquisire i tuoi bagagli. Ma non si può essere selezionati per una perquisizione solo basandosi su nazionalità, etnia, genere, religione o altra motivazione etnica. La sicurezza aeroportuale può cercare tra i file del mio computer? Sì, possono. Sono anche autorizzati a fare copie delle informazioni nei tuoi file. Se vieni selezionato per una ricerca nel tuo computer, segnati il nome della persona che la conduce. Puoi fare denuncia presso l'autorità di sicurezza aeroportuale e farti dire il motivo della ricerca. Cosa succede se vengo selezionato per una perquisizione corporale? Questa non è mai una richiesta di routine. Se ti succede, significa che gli agenti hanno un ragionevole sospetto su di te. Sono obbligati a condurti in un'area privata e l'ufficiale che ti perquisisce deve essere del tuo stesso sesso. Cosa fare se sono testimone di un crimine? Proteggiti. Scappa, chiama aiuto, nasconditi o qualsiasi altra cosa sia necessaria per tenerti lontano dal pericolo. Verifica se qualcuno ha bisogno di aiuto e chiama il 113 per denunciare il crimine e far accorrere le forze dell'ordine sul posto. Non toccare o spostare niente. Potresti danneggiare o contaminare delle prove. Concentrati su cosa accade attorno a te. Fai attenzione alle persone, ai modelli e alle targhe delle auto o qualsiasi altro dettaglio distinguibile. Fai foto o video. All'arrivo della polizia, spiega cosa hai visto e rispondi sinceramente a ogni domanda. La polizia non può forzare nessuno a rilasciare una testimonianza scritta, ma possono darti un mandato di comparizione, ovvero un documento che ti impone di comparire in tribunale. Cosa fare se ho bisogno di aiuto dalla polizia? Se è un'emergenza, chiama il 113. Assicurati di avere il numero sempre in lista contatti.
Se non c'è pericolo immediato, chiama il tuo commissariato di zona. È una buona idea avere nella rubrica del tuo telefono anche il loro numero. Ricorda dunque, quando hai a che fare con le forze dell'ordine, resta calmo e rispettoso. Non discutere e non mettere mai le mani addosso a un agente. E fatti sempre sentire ad alta voce se non acconsenti. Hai mai avuto a che fare con qualcuna di queste situazioni? Scrivi la tua esperienza nei commenti. Condividi questo video con i tuoi amici per informarli e farli stare al sicuro. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al nostro canale.